Ciao a tutti ragazzi, io sono Klaus e bentornati in un nuovo episodio delle guide dedicate a Gwent. Oggi parliamo di un mazzo che qualcuno già guardando la copertina avrà detto ma come, non portava il Rain? Allora, il Rain è un archetipo che abbiamo scoperto, mi sembra giovedì? Non mi ricordo, mercoledì o giovedì, insomma, in streaming. Molto carino, molto forte e anche abbastanza solido. Il problema di Rain è che non l'ho provato o giocato a sufficienza per portarvelo rifinito, perché bisogna comunque rifinire la lista. Essendo che non volevo portarvi un mazzo non rifinito, io off streaming, segrete, ho perfezionato questa lista. Questa è una lista che mi piace veramente molto, e a mio personale giudizio questa potrebbe essere l'unica reale concorrente come top tier, attenzione, parliamo comunque di tier alti, di Flurry, che Flurry insomma è una raffica spietata, è un mazzo che l'abbiamo ormai conosciuto da mesi, in salse simili seppur diverse, con gli spadoni, con gli orsi, con tutti e due, senza tutti e due, con i Witcher dell'orso e basta, nella versione Swarm con le carte Witcher nuove del pacchetto scorso, insomma ce ne sono state mille salse diverse, sempre la stessa molesta cazzi di play finale di Quen into Axie, into Canicola e sua madre, insomma sempre la solita roba. Vi porterò una versione aggiornata nelle guide future, ma oggi vi delizio con un mazzo che sfrutta appieno lo scenario e soprattutto una carta che io adoro di quelle nuove che uscite, che è il Tartufo Mollicce. Qualcuno di voi se la starà ridendo, ma questa carta in Skellige è veramente rotta in più di un archetipo. È rotta anche in Rain, perché andiamo a prendere le sirene, ma in questo, che comunque prendiamo le druide, le predicatrici dei corvi, è veramente molto forte. Ma ci arriviamo. Allora, parliamo velocemente. Intanto, prima, come al solito, di partire con la guida, raga, io a volte vi faccio il messaggio subliminare tipo iscrivetevi, ma mi fa veramente, veramente, mi dà tanto una mano se oltre a premere like, che comunque, raga, è apprezzatissimo e mi fa piacere che stiamo salendo anche con i like, mi lasciate anche un sub al canale, chi di voi non si è ancora iscritto, perché bisogna arrivare a 1000 iscritti, e manca poco, ma manca sempre quel cincinin, perché sono tanto tempo che vi dico che manca poco, perché ormai avete preso il vizio di mettere like. Lasciate un commento per farmi sapere se il mazzo vi piace, ed è anche quello molto apprezzato, ma il subino con la campanellina, dà una mano. A noi che perdiamo tempo a fare i video per voi, ci dà una gran mano. Anche perché, ve lo ripeto per la 96esima volta, se non arriviamo a 1000 sub, per noi, per YouTube, non esistiamo. E quindi, datemi una mano. Detto questo, partiamo col deck. Allora, maschera dell'Uroboro perché giochiamo il pacchetto discard, e quindi è sinergica con Coral, con Birna, con i discard, con tutto. E in questo deck è anche sinergica perché noi giochiamo doppia Freya Blessing, quindi doppia benedizione, doppio Res. Giochiamo due volte il rito di Sigdrifa, quindi mandare al cimitero delle robe a noi non pesa minimamente. Oltretutto ci possiamo mandare anche la Crow Mother, proprio pam, carta OP. Gedinite è lo scenario, sinergizza con i druidi, noi giochiamo tantissimi druidi, facciamo delle play gigantesche anche a round corto, anche solo con le unità legame, quindi è il bread and butter, come si suol dire, di questo deck, ma è la play finale, quella che ci fa vincere la partita. Purtroppo, come vedrete nelle partite dimostrative, sono più quelle dove non lo pesco io, che lo è, però fa niente, comunque c'è nel mazzo, voi che siete più bravi a pescarlo, in un round 3 corto fai i disastri. Poi, Fucusia è una carta dell'ultimo pacchetto, by far il nuovo Haste, possiamo dire. Questa rivaleggia con Haste in termini di potenza, nel senso che Haste, appena uscito pre-nerf, faceva un miliardo di punti, questa ne fa qualcuno di meno, ma Haste per fare quella miliardata di punti è relegato a un leader. Questa la possiamo splashare in tutti i leader di Skellige. Questa è una roba gigante. È una carta bella, bella, bella. Bella che, anche se diversamente per esempio da quello che era il vecchio leader di Skellige di Haste, che se prendevi una carta di merda avevi un po' sacrificato il leader, questa recupera il fatto di essere, tra virgolette, una carta di merda come può essere una bronzo, col fatto che quello che avanza in provision lo caccia di punti Rain nell'altro lato. Quindi veramente molto forte anche senza la 8 nel cimitero. Io pensavo, quando ho letto questa carta, che senza quella 8 andasse a perdere, invece è molto molto forte comunque. Poi Canicola, siamo un deck non devozione, siamo un deck che ha bisogno di un Toll Removal, visto che Skellige fuori da Morkvarg non ha Toll Removal, io mi rifiuto di giocare Morkvarg in questo archetipo, quindi Canicola va universalmente a fittare perfetta. Non solo andiamo a levare Defender molesti, che purtroppo, come voi avrete già notato,
Noi non giochiamo Gremist in un deck druidi ed è un sacrificio che a me personalmente pesa tantissimo, ma quando andate a guardare la lista vi accorgerete che non c'è effettivamente un cazzo da levare e quindi Gremist non ci sta. Lo spot di Gremist normalmente sarebbe quello del decotto, ma in questo momento del meta, ma poi ci arriviamo dopo quando parliamo del decotto, il decotto è una necessità in questa tipologia che oltre ad essere un'alchimia e un removal è mirato per alcuni spot, ma ci arriviamo dopo, ripeto. Sappiate che Gremist non ci stava, quindi per gestire i defender, se non abbiamo necessità di pushing, andiamo a gestirli di Canicola del Korat. Se non ci troviamo davanti Defender e quindi quel target non serve, possiamo usarlo per scenario, tipo quello di Regni, un Mirror di Skellige, quello di Scoia'thael se gioca la versione con Alzur. Ce n'è tanti, anche se non sembra di mini archetipi che ancora runnano qualche scenario. Poi, oltretutto può essere usato per la Melusina avversaria, può essere usato per la Letizia di Regni, c'è tutto. Non c'è bisogno che vada avanti con gli esempi, sapete benissimo quanti trilioni di target c'ha questa carta. Ma non tanto perché li leva dalla board, perché li leva dal cazzo e basta, cioè non li possono resuscitare, non li possono buffare, niente, velo, non velo, fuori dal cazzo. Questa è una carta proprio, si chiama fuori dal cazzo del Korat, spettacolare. Melusina in questo deck ovviamente non ha sinergie particolari, se non sinergizzare con due carte in particolare, anzi tre carte in particolare, che sono il Rito di Sigdrifa, perché voi direte che sinergia c'è? Virtualmente nessuna, ma se questa mucca va a diventare body 16 più 18, 20 e quante cazzo di melusine da più di 20 abbiamo visto nell'ultimo mese, solo Dio lo sa, è veramente molto forte, perché ci dà una play a round corto fuori da canicola e scenario realmente impattante, cosa che di solito i deck scenario Skellige non avevano. Ok? Quindi è buona per questo motivo qui. Quindi semplice body. Oltretutto possiamo chain ressarla a spam perché tanto avendo velo la condannata lei non gliene frega un cazzo, ma la cosa veramente forte è che la seconda sinergia, quindi il mettere pioggia, va ad aiutarci con una druida che di norma in questo deck viene sfruttata per due motivi. Diciamo indipendenti da Melusine, ma Melusine mettendo i due turni di pioggia ci permette di sfruttare la sposa del mare per andare non solo a prendere la classica Mardrom da dare sulla barca, da dare su un'unità per sfruttare il legame delle predicatrici, ma anche solo per usare un secondo decotto o una terza Freya Blessing. Sono micro sinergie che chi di voi ha già giocato questo archetipo o chi si appresta a giocarlo si accorgerà o si è già accorto di quanto sia fondamentale la duttilità in questo tipo di deck. Il terzo motivo è che danneggiando le unità adiacenti ci permette di sfruttare tutti i turni con costanza la nostra cantatrice delle delle sirene del cazzo con legame, che prima non sapevamo essere quelle lì, adesso sappiamo che la cantatrice delle Havfrue in realtà è lore parlando amica delle sirene, o comunque, non lo so, racconterà le storie delle sirene, ma chi se ne fotte, ma il punto è che comunque sta roba cura tutti i turni, sia per il fatto che grazie alla passiva del nostro leader noi andiamo a curare per ogni alchimia, e quindi spammiamo token da 2, ma la cosa figa, se vogliamo, è che con Melusina abbiamo sempre un target da curare, che diversamente magari se non siamo contro un control non avremmo, capito? Questa è la cosa figa. Poi, queste sono le sinergie di Melusina ed è il motivo per cui Melusina è in questo deck. Non basta perché Melusina è una calamita, uno per le canicole avversarie, che ci sta, nel senso che lo facciano su Melusina, però o lo fanno su Melusina o lo fanno sullo scenario. Canicola e guarda un po', è una gold, ce n'è una sola. Quindi già il suo l'ha fatto, poi l'avversario ci saranno mazzi un po' più lenti, che pur di levarvi Melusine, che intanto piglia qualche punto e si ingrossa, si spaccano e non mettono giù la loro engine, quindi va benissimo, Melusine ci sta tutto. Madre dei Corvi, vabbè, ovviamente. Siamo un Discard, siamo un Druidi, siamo uno scenario, siamo un Alchemy. Questa carta racchiude tutte e tre queste caratteristiche, quindi perché non metterla quando hanno dato un carry over da 4 gratis? Che cazzo, dovremmo metterla? Oh, arriviamo all'MVP del deck, il Tartufo Molliccio. Perché l'MVP del deck? Perché questa carta va a mettere in questo deck la Predicatrice dei Corvi, che non solo è druida, la gioca come schieramento, quindi attiva lo scenario, ma
ancora più Faigo, oltre ad attivare lo scenario, evocare una druida, attivare il legame, tutto quello che vi pare, di suo gioca la schiuma. E la schiuma, diversamente da altri mazzi, mentre in Nilfgaard per esempio procca l'assimilate, a noi procca tutto, perché è alchimia. E quindi cosa vuol dire? Procca la cura del leader, procca il legame delle Preachess, buffa, ci difende le engine, sinergizza quei tre token piccione dello scenario. Cioè, raga, è gigante in suo deck, sta carta. Non si può non giocare. È uno dei motivi per cui questo deck è irregolare, è proprio questo. Non mi soffermo troppo perché mi potrei stare 6 ore a parlarvi del Tartufo, ma non c'è motivo. Perché il motivo per cui questa carta è OP, ve ne accorgerete la prima volta che la mettete in campo con sto mazzo, vi accorgete e dite: ah, guarda, è grosso il tartufo in questo deck. Poi, Rito di Sigdrifan, play veloci su Melusine, ricicla Coral. Se per sbaglio noi siamo stati costretti a giocare Coral, non avevamo gli scartini in mano, possiamo rigiocare Coral. E quindi usare una 4 o un Morkvarg Pescati, una 4 intendo un Tursic Warrior, o un Morkvarg Pescati nel turno sbagliato, quando magari siamo già stati costretti a fare una Yolo Birna, una Yolo Coral, eccetera, eccetera. C'è la questione Melusine, ma può essere usata anche su carte che di loro hanno meno valore nell'immediato, come può essere la Cantatrice o come può essere la Predicatrice, semplicemente per il legame. E comunque attiva, è un'alchimia, attiva la cura e attiva il legame delle Precis, che sono un po' il cuore del deck. Birna, Coral, Morkvarg e i due Tursic sono ovviamente per il pacchetto discard che ci permettono di andare a trovare praticamente quasi sempre, diciamo il 95% delle volte, tutto quello che ci serve, se non siete Claudio, perché sennò tranquilli che con due carte nel deck riusciamo a missare tutto lo stesso. Non investire provvigioni su carte come Decreto, Oniromanzia e Mattauri, che sono tre carte che invece nell'archetipo Skellige Scenario di solito erano inserite per andare a tutorare effettivamente quello che serviva. Lato negativo di questa strategia rispetto al Decreto, Oniromanzia, Matta, eccetera, è che non è tanto per lo scenario, che è quello più o meno entro il round 3 lo troviamo, ma perché c'erano delle partite dove Coral o Melusina round 1 non le abbiamo. E quindi si va a peccare questa cosa, ma recuperiamo questo svantaggio con l'assurdità di punti di tempo play che facciamo tra Coral, Birna, Manufatto e Scartini. Quindi è un qui pro quo. Questa è la citazione nel senso degli innocenti per i boomer come me, ma andiamo avanti. Sposa del mare, druida, schieramento, gioca l'alchimia, questa carta la conoscete fin troppo bene, è uscita nel primo package se non ricordo male, si è ritagliata di prepotenza uno spot in praticamente tutti i deck Skellige che non siano full Witcher, full Warrior, full Control e bla. Quindi non ha bisogno di... Principalmente di solito in questo archetipo viene usata semplicemente da combare dopo aver usato il leader, ma sfruttando il legame ovviamente delle Precis, ma come vi ho spiegato prima per il discorso Melusine, qua è un po' più duttile. Arriviamo quindi a spiegarvi il perché del decotto. Il decotto è una necessità per due motivi. Allora, andiamo a vedere velocemente le carte chiave dei mazzi fastidiosi che possiamo beccare. Le Amadriadi, le para fuori dal cazzo. Xavier, che è in assoluto il vostro nemico numero uno, lo para fuori dal cazzo. Cos'altro vola via? Bratens appena entrato, vola via. Sia a 5 sia a 6 vola via. Stesso discorso per Terranova, vola via anche lui. Le sirene per il legame degli altri Skellige, via. Cos'altro? Coral avversarie, via pure quelle. Cioè, possiamo andare avanti, ma il punto è che capite che i target a 6 sono tantissimi. Il mangia 6 di mostri, fuori dai coglioni. Un turno di pioggia più decotto, via pure la signora del sangue di mostri. Insomma, raga, ce n'è miliardo. Il maialino di mostri che si buffa ai due a turno, via. La 6 di mostri, come cazzo si chiama? Aiuto. L'apicoltore di mostri, via. Siete contro Keltullis, c'è via Nitral, via fuori dai coglioni. Capite che il decotto, combatto con qualche mini sparo, il ping di Coral, storie, situazioni, è veramente quasi una canicola. Quasi una canicola, adesso è brutto da dire, però per engine è ancora una canicola. Per non parlare delle 300.000 target che ti dà Scoia'tael Handbuff tra barche e sussurri di Dol Blathanna, puttanazzi a 3,
roba che in Algur riusa le spell, lì, la veggente, cioè un quintale di target per il deco, proprio un quintale. E vi dico, se non fosse che le Freya in sto deck sono rotte a merda, vi direi quasi di giocare anche il Delirio in sto deck, sempre perché Alchimia è più o meno un decotto che costa meno se lo usiamo all'inizio, però le Freya sono veramente sgasciate in sto mazzo, quindi volendo ci può stare il Delirio al posto di o Ider o Sacerdote o una Freya, ve lo dico già ora, quindi più Sacerdote che Freya. Se vi dà proprio fastidio ci può stare anche il delirio, ma il decotto è proprio una roba gigantesca che non va mai levata. Le due Freya vanno a riciclare non solo le Precis per chain attivare legame, ma possono essere usate su una Drakkar da combare con il leader o con lo scenario, possono essere usate con l'eremita da combare con la cantatrice, sulla cantatrice stessa per andare a combarlo con Melusine. È una roba gigantesca, cioè non c'è una carta in sto deck che non faccia robe esagerate nello spot giusto. Poi cantautrice, cantatrice, non cantautrice, ne abbiamo già parlato. Sinergizza bene con Melusine, sinergizza bene con leader, con le alchimie, con tutto, anche in monocopia è veramente forte. Troverete qualcuno che gioca doppia cantatrice e nessuno Svalbard sacerdote, o due Svalbard sacerdoti e nessuna cantatrice. Personalmente trovo che uno e uno sia perfetto per il semplice fatto che sono due carte che abusate entrambe. Nel caso della cantatrice risulta non trovare abbastanza target da curare in più di un round e quindi rischiamo di avere la seconda copia in mano che non fa un cazzo. Nel caso del sacerdote, se ci rimuovono il primo, rischiamo di voler contare troppo sugli Svalbard sacerdoti ed essere eccessivamente lenti. Okay? Il sacerdote in questo deck non solo perché va a, diciamo, dare un secondo utilizzo alla Drakkar, che comunque ci arriviamo dopo, ma dà un secondo utilizzo alla Drakkar come engine continua. Ma la cosa figa è che crea un triumvirato. Qua c'ho bisogno che mi state attenti, perché questa è una cosa importante per un round lungo, in caso non possiate contare sullo scenario, perché sapete che l'avversario è una canicola. Immaginate una board dove voi avete la cantatrice su una lane, ok? E voi avete Barca, Eremita e Sacerdote. Sacerdote va a danneggiare Eremita, che danneggia Barca e sicura. Quindi dietro la cantatrice spawna token tutti i turni e voi avete un più 3 costante, scusate, un più 5 costante tra due di Sacerdote, due di Eremita di cura e l'armor della Barca che vi para i danni, che ogni due turni a sua volta prende un più uno, un più due a seconda di quello che avete danneggiato sulla board avversaria. Capite che questo piccolo triumvirato, tornate indietro col video e riascoltatelo per capire bene la combo, se vi è sfuggita, crea una roba veramente assurda di punti overtime. Non solo, se al posto della Barca, tra la Barca e l'eremita ci incastriamo anche Melusine, diventa una fiesta di punti che va ben oltre la regolarità e la decenza. Okay. Mardrom è qui tendenzialmente perché è un target a 4 per la sposa del mare, se non abbiamo ancora usato il leader o se non ci serve usare il leader. È una buona play da tanti punti, 8-9 punti tirata sulle Drakkar. Da un più 2 su ogni Precis che abbiamo con legame in campo, quindi invece che giocare per 9 gioca per tipo 14, 15, ma una roba imbarazzante quando abbiamo una board apparecchiata e quando siamo contro un deck che tende a fare punti e non a levarne, come può essere ad esempio il Mago Meditabondo, come può essere lo Scoia'tael Devotion se leviamo quei due spari a 5 che ha. Insomma, va ad essere una play gigantesca, perché nel momento in cui noi abbiamo due o più Precis, e con questo deck arriviamo ad averne anche quattro volendo in campo, quindi insomma, va a giocare per tipo 20 punti. Una volta mi è capitato un game in cui io avevo quattro Precis e sta roba ho giocato per 20 punti su una barca, cioè una cosa vergognosa, proprio, ma una roba brutta, che nelle partite brutte gioca per più delle sue provision, molto più delle sue provision, nelle partite belle gioca come se fosse un Igni, cioè una roba, neanche ve lo spiego quanto. Il motivo per cui molte di queste carte così forti, bronzo, sono messe in monocopia è che per sfruttare tutte queste robe che le rendono forti bisogna trovare lo spot giusto. Giocandolo in doppia copia, e questo vale per la Mardrom, per il Sacerdote e per la Cantatrice, va a rischiare di essere eccessivamente, adesso non mi viene il termine bello da dire, però ridondante penso che renda abbastanza l'idea.
eccessivo, unito a ridondante, vi dà un'idea di quanto è meglio giocarla in monocopia. Stessa discorso vale per l'eremita, perché quella combo su col sacerdote, la cantatrice, Melusine, eccetera, ha bisogno del suo spot. Otherwise, se questo spot non si presenta, noi l'eremita possiamo usarlo come un sacerdote Svalbard merda, possiamo usarlo per completare lo scenario, possiamo usarlo per sfruttare la cantatrice, non c'è bisogno di giocarne due, sono carte che hanno il loro spot ed è giusto giocarle in monocopia. Se così non fosse, lo possiamo scartare come target addizionale di Coral Obirne. Perché va bene, lo restiamo dopo, quando è il suo spot lo andiamo a restare con la doppia Freya, lo andiamo a restare con Fucuxia, ci sono tanti modi di tirarlo dentro. Eimei Bardo è qui semplicemente per fare quello. Per fare un po' quello che vi ho detto prima, no? Quando con Fucuxia andiamo a rigiocare Coral per quelle quattro, quei Tursich Warrior fuori turno, quel Morkvarg fuori turno, il Bardo è qui per lo stesso motivo. Se così non fosse, lo scartiamo o lo mulighiamo, non ce ne frega un cazzo, è uno scartino d'emergenza. I Tursich Warrior si scartano, quindi non ve li spiego, idem Morkvarg, ci sono passato avanti. E la Drakkar, avete già capito finora le sinergie che ha con la Mardrom, con lo scenario, eccetera, eccetera. E le Precis, ne abbiamo parlato, sono la carta più forte del deck, un round lungo in questo deck, in quanto ogni alchimia che giochiamo sono due, il legame, il funghetto, Fucuxia, la doppia Freya ci creano Precis a fottere e quindi vanno a fare un punteggio in un round a 10 carte dove non vengono cagate, queste cose tirano fino a 20 più. Capite che per 4 prove avere una 20 più sembra una bella cosa. Ed è proprio così. Ed è quindi inutile andare avanti. Io nelle partite dimostrative vi ho messo dei matchup particolari che fatalità sono capitate tutti quasi uno dietro l'altro, perché ho fatto tipo 4 partite, mi sembra, se posso metterne 2 o 3, comunque ne ho messe quelle giuste, su degli spot con mazzi un po' più semplici e mazzi un po' più difficili da affrontare, perché tendenzialmente questo tipo di deck patisce gli slam pointer, perché in caso non si abbia una brutta mano di round 1 di blu, si è costretti a passare, come è capitato nella partita contro Gift, mi sembra che fosse, non mi ricordo bene se era quella contro Gift, che è un matchup che di blu, se non vince round 1, chiaramente è difficile, ma devi spingere, perché sennò lui ti pusha e diventa un casino, perché ha delle play gigantesche. Quindi ecco, era giusto farvi vedere come anche missando delle carte importanti, tipo 3 carte nel deck mi erano rimaste, una era scenario, l'altra era Coral, l'altra non mi ricordo cos'era perché è partito un Cristo che ho dovuto mutare, perché sennò impazzivo. E siamo riusciti comunque a vincere, no? Quindi è importante farvelo capire. Che dire, io sono molto contento di aver riportato questo mazzo perché io lo adoro e vi do appuntamento in streaming da lunedì al venerdì. Che dire, buona domenica a tutti ragazzi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Bene, una volta questo voleva dire comando, adesso più probabilmente vuole dire maghi. E maghi è un matchup che obiettivamente può dar fastidio se gli facciamo arrivare la roba 5. Quindi, leviamo quello che dal round 1 non vogliamo. Quindi questa prima proprio subito. Questa nemmeno. Vabbè, due non mi servono a niente. Ok. Non abbiamo trovato Coral, purtroppo. Però quello che possiamo fare, visto che probabilmente dovremmo andare a levare un engine, e perché proprio Priscilla se non c'è il defender, prima di tutto facciamo questa e mandiamo questa al cimitero, perché questa tanto entra. Quindi chi se ne fotte. Piuttosto che scartare una 4, anche se quella la possiamo giocare, comunque la nostra cosa è negare. Va bene, non vogliamo di certo lasciarla lì questa qui. Ma prima di rievocare quella signora, facciamo così. Arrivata Birn, ottimo. Scartiamo questo. Ancora non c'è una reale necessità di levarla finché non arriva a 4. Quindi probabilmente cominciamo a posizionare il codesto Siore, che lui, fuori dal dueler, avrà delle difficoltà a gestire. Ora, se noi riusciamo a prendergli l'assalto sul dueler, è già qualcosa. Non è il top del top, siamo tutti d'accordo, ma comunque intanto vediamo se ce l'ha, perché entro un paio di turni non può più duellare.
Questa diciamo che va bene. Questa diciamo che va bene. Direi che probabilmente facciamo così. Cominciamo a mettere la pioggia dietro. Andiamo a curare questo affare qua, in modo tale da farlo arrivare a 11. E a 11 già comincia a fare qualche fatica in più a duellarlo, guadagnare meno valore. E questo glielo schiantiamo adesso. Ora, finché, ripeto, non fa Priscilla, non è un... No, Priscilla, come si chiama? Cazzo, sto dicendo Letizia. Non è questo trauma devastante. Che lui vada a 4 con questo non ci interessa minimamente. Con questa non solo gli leviamo l'engine, facciamo rientrare la 4 dal cimitero e curando la 2 procchiamo anche il token. Guardate che sinergia gigante che abbiamo. Boom, 8000 punti. Vedete che cosa gigantesca che è uscita fuori? Da due cazzate? Così, è così. E abbiamo comunque una sorta di Ozreal da richiamare, perché poi questa roba qui è una specie di Ozreal. Poi è anche, insomma, fa anche un po' di fatica a duellarla lui, questa roba qui. Ora dovremmo cercare qualcosa per spingere il round. Qualcosa abbiamo trovato, qualcosa no. Questa la possiamo scartare, la possiamo sviluppare, possiamo fare, ma non c'è necessità di tenere in mano questa. Questa nemmeno. Vabbè, peccato. Avrei voluto trovare questa 4, in verità. Però intanto possiamo giocare questa che la mandiamo al cimitero dopo, che quindi va bene. E sviluppare quantomeno Morkvarg con Coral. Poi pensiamo al resto. Perché noi comunque ricordiamo che in un round corto abbiamo tantissime unità in campo. Scusate. Se non muoio prima. Dicevo, se non muoio prima, noi non possiamo floodare la board all'infinito perché sennò rischiamo. Abbiamo tanta roba da fargli fare. Questo è già il secondo giro di assalto che ci prendiamo. Questa è un'ottima carta da prendere. Anche una charge questa, molto plausibilmente. Vabbè, questa fa value overall, ma... Ci ha volontariamente perso un punto comunque, non so se avete notato, ma prima che il mio raffreddore mi consumi, è giusto farvelo notare. Ora, abbiamo Morkvarg. Seconda di dove vanno i danni, è capace che ci dà anche un più uno. Intanto io mi soffio al volo il naso così non sentite. È una settimana che sto cavolo di raffreddore mi sta consumando. Però. Va bene, detto tutto questo, lui non ha grosse play in campo. Noi possiamo sfruttare questa per esuscitare la curatore. La curatore è andare a far entrare la 4 e guadagnare il token. No, non è vero, perché se uso questo, però questo qua si cura e quindi non guadagniamo nulla. Direi che possiamo andare a Dio lo birna qua forse. Ecco, adesso sì. Adesso sì. Adesso sì, perché noi scartiamo questo e questo. Sono 6 punti che lui sicuramente ce la fa ad arrivarci, ma noi dobbiamo assolutamente accorciare il round. Lui non ha nessun tipo di pazienze che vanno, nessun tipo di... Quindi il nostro, diciamo, lacking di tool di controllo per adesso va bene. Beh, purificare questa forse non è stata la mossa dell'anno, ma comunque capisco che ci può stare. A questo punto facciamo la giocata che parlavamo insomma prima. Visto che abbiamo due target da curare, possiamo fare così. Si sono bei punti, anche se non sembrava. E lui in una non ci arriva molto, quasi sempre. Quindi può essere che riusciamo a prendergli lo scenario. Che non ho ancora capito in realtà se è un deck scenario o meno. Tanto gli abbiamo preso due giri di assalto. Quindi roba che non vuole giocare in mano ne ha.
Tra cui questa, sì. Tra cui questa. Vabbè, qua va avanti di plausibilmente 1. Prende il più 6. Sì. Questo è quantomeno interessante. Qua potremmo quasi fare melusine e andare a resuscitare, cioè scusatemi, fucsia e andare a resuscitare melusine, che non prende neanche il dormient perché ha velo, quindi not bad at all. E direi che la mettiamo qua, grandi linee, perché se muore Morkvarg un po' chi se ne fotte, perché tanto torna dentro. E prendiamo delle cure dalle nostre alchimie, che possibilmente ne abbiamo due. E noi lo scenario possiamo completarlo, e di carte buone abbiamo ancora una, due, tre, insomma ne abbiamo, di carte buone. Quindi non c'è tutta sta premura. Tanto siamo a 45, sto robo qui a 17 è induellabile, quindi insomma più o meno have fun quasi. A lui manca un turno a ricaricare quella 5, ma non importa. Noi vogliamo almeno un'altra leader charge. Questa fa un po' schifio. Lui deve fare 9. Questo potrebbe essere il nostro turno di pass, perché andiamo a ingrossare ancora melusine. Anche se abbiamo una bella play qua, ma proprio una bella play, anzi un paio di belle play in realtà. Questa però dopo fa un trilione di punti. Forse è meglio non gridare troppo dopo e usarla ora, in realtà. Ma forse è meglio passare. Non saprei dirvi se questo pass è giusto o andava usata un'altra charge, non lo so. Sta di fatto che a 19 comunque non si può duellare e a lui si ricarica quella macchina d'assedio lì, quindi non c'è motivo di andare più avanti del dovuto, e sono quasi sicuro che lui non abbia troppe carte di merda da buttare, eh? Anche perché potrebbe entrare pure Hubert a breve, quindi non vorrei esagerare nel pushing. Abbiamo preso anche la Dueler, molto bene, perché probabilmente è l'unica carta che ce lo fa stare. Va bene. Ci sta, abbiamo preso Dueler e Charge. Abbiamo una 21 last play che è gigantesca. Ma visto che lui è Devotion, visto che ci ha fatto vedere il marinaio, non abbiamo neanche problemi a farla prima, visto che Geralt è andato. È andata pure il blocco, vabbè, tanto comunque a velo però, in caso. Questa è un'ottima mano, questa è la top end che possiamo andare a prendere, I guess. Direi proprio di sì. E allora, cominciamo a pisciare in testa questo signore, che tanto giocherà il suo scenario da povero, ma il mio scenario è meglio, sì. Allora, direi che intanto quello scenario si prende questa. Ma prima di subito. Perché sennò comincia a sviluppare, sparare, fare, rompe coglioni. Fa culo. Assolutamente. Ok, direi che da questo buff e da questa Shani probabilmente non gioca... Anzi, cazzata, essendo che gioca scenario e gioca anche questo, e gioca questi li gioca solo come bait, molto probabile che giochi l'altro dueler, Anseis, quindi suppongo che forse convenga farne una sola di queste prima, sapete? Per massimizzare la value di scenario. Sì, la value delle alchimie. Vediamo. Potrei sbagliarmi, però non lo so. Io gli faccio almeno un altro sparo a 5. Non so se è in mano, ma sicuro nel mazzo ce n'è un altro. Vabbè, più o meno. Absoluta mondo. Direi che mettiamo questo. Speriamo non spari eccessivamente.
Questa la sposta, insomma, dà un po' fastidio. Oh, la blidda. Beh, la blidda va bene, dai. La blidda va bene. Facciamo questa. Qua così. La 4 è andata dietro, ma va bene, tanto cureremo nel mentre. Orgoglio di Foltest, questa non era calcolata nell'equazione in realtà, ma fa niente. Fa niente, fa niente. Direi che facciamo questa. Sì. Andiamo a fare così. Probabilmente. E poi facciamo così. Ok, sono stati bei punti, eh. Possiamo anche azzardare a fare dire, visto finché ne abbiamo 3, e limitare il suo dueling. Facciamo addirittura così. Spettacolo. Non dovrebbe giocare barone, ma anche se fosse non gli basta by far proprio. Questo è l'unico momento che può duellare con la 10 adesso, quindi la duellerà. Quindi perde anche il bleeding, perché noi l'abbiamo lasciata più bassa del dovuto. L'ultima dovrebbe essere una tra barone, ma abbiamo melusine da 20, più questa che gioca per altri 50. E quindi il signore give up. Questo non dovrebbe essere un matchup troppo difficile, anche se lui ci piglierà la madre dei corvi. Quello che lo rende nasty è il fatto di essere di blue coin. E non avere mai coral in mano, che è una cosa che rasenta la vergogna questa. Però suppongo che vada bene, forse. Questo lo cambiamo perché altrimenti glielo facciamo copiare, il sacerdote Svalblod, da una finezza che contro Nilfgaard vorrei evitare. Say that... mettiamo questa. Che questa invece è liberissimo di copiarsela. E oltretutto questa play gli limita la partenza di Artefice, se dovesse deciderlo di metterlo in campo. Detto tutto ciò, noi abbiamo un target, due target, quindi cominciamo sicuramente con questa. Andiamo a scartare la madre dei corvi. E suppongo che la nostra prossima play sarà il bardo. O forse addirittura birna. No, penso che il bardo sia più adeguato. Hey, listen here. Listen well. Ok. Il problema che ha Schiavitù è che è comunque un deck un po' più lento. Quindi ora ha la possibilità di fare Artefice volendo. O anche ecco, Assassinate se vuole. Questa è sicuramente una scelta un po' discutibile, ma comunque interessante. La possibilità di ripescarmela. Noi la scartiamo per resuscitarla. E direi che scartiamo questa. O questa. O questa anche. No, questa è carina. Però in realtà adesso non ha troppe applicazioni. Quindi sì, forse dai, facciamo così. Noi dobbiamo tenere il decotto per la Helge sicuramente. Questa è più che accettabile perché tanto fa un danno solo. Perché poi noi andiamo a curare. Ma non è vero perché non curiamo nulla, perché lui prende le due e quindi puttana merda, quasi qualcuno direbbe. E noi ci arrangiamo facendo così. Non gli diamo troppe unità buone da prendere. Lui sicuramente si farà ingolosire dal leader come tutti i poveracci. Ma non mi dire che hai un'altra coted perché... ah ok, perché mi incazzavo un attimo. Va bene tutto però. Va bene. Sono 7 punti da fare che poi sono 6. Quindi diciamo che con una spell a 5 qualunque ci arriva. Noi non vogliamo mandare queste al cimitero da fargliele resuscitare. Non ha niente da curare. Ma suppongo che noi passeremo. Colpo di grazia. Direi di sì.
clever maneuver. Ah no, ok. Ci sta. Ci sta, ci sta. È una buona play. So che è molto importante sapere quando passare. Ok, abbiamo il decotto. Ovviamente Coral non la vediamo neanche nei porno, ma diciamo che fine. Dai, vediamo questa. Oh, che è successo? Natale? Festeggiamo prima? Ah. Non la migliore delle mani. Certo. Si prenderà la sua rimozione, perché a noi va bene che tu ti voglia difendere Stefan, ma così forse è un po' troppo, ti pare. Ma di questa non ce ne frega minimamente un cazzo. E facciamo Coral. Andiamo a scartare Morkorg. Abbiamo sbagliato, dovevamo mettere Coral davanti per evitare l'assassinate free, ma tanto chiudeva la kill con il Fire Scorpion. È più che altro una questione di gli abbia regalato un danno. Eh sì. Target acquired. Assolutamente. Assolutamente. Direi che plausibilmente faremo così. Vediamo se riusciamo a tenerci la carta di vantaggio, che non avendo lo scenario in mano poi è quello che ci interessa. Questo è meno piacevole. Questo è infinito meno piacevole. Ma ehi, da qualche parte lo bisogna anche iniziare. Direi che facciamo così. Non è il top, direi. Una di queste penso sia. Ok, qua gli andiamo a levare quella. E forse facciamo così. Questo è l'unico modo di non invogliarlo ad andare avanti, perché purtroppo avendo la Helge giù rischia poi di diventare un problema. Ma non sembra che questa cosa gli interessi nella più vaga delle sue opportunità. Certo. Se mi vuoi dare quella, sei più che padrone di darmela senza vergognarti. Anzi, guarda. Prenditi pure la 6 per darmi la 12. Puoi farlo, è nei tuoi diritti. Purtroppo il signore non contento non me la vuole dare. Quello si prenderà il suo decotto. Non ci sono grosse 5 importanti da andare a prendere. E penso che passerà qui. È già bello indietro. Può fare invocation su Fucusia. E cosa c'hai da prendere di ottimo qua dentro? Una bella minchia. Perché questa, sì, la puoi prendere. Un po' per finta. Io swapperei la 7 con la 12, poi vedi tu. Vabbè. Va ben. Direi che facciamo così allora. Questa è la più investibile di tutte, suppongo. E famo, passiamo. Lui c'ha ancora
di pericoloso che cazzo può avere il tradimento, no? Proprio proprio, che non basta, però può farci leader dietro, arrivarci per puzza, non so. Abbiamo levato anche l'unica 5 che si può prendere, quindi so, vedi lei. Sì, va bene. Sì. Perché no? Perché no? Noi non abbiamo grossi target da resuscitare con questa, e questa servirebbe per attivare lo scenario. Scenario che dovremo però trovare, che non sembra manco eccessivamente difficile. Però abbiamo 1, 2, 3 di druidi, quindi diciamo che mi piace pensare che questa basti. C'è un cane adesso, rido. Ok. Abbiamo mantenuto la carta, abbiamo preso doppio Joachim, Vincent, la Helge, questa merda fastidiosa e insomma. Questa senza invocation e Vincent la guardiamo fino a domani, che facciamo? Beh, visto che non abbiamo allora target su questa, forse proviamo a cercare lo scenario. Sono 4, ne vediamo 2. Boh, senso. Beh, era giusto vedere le peggiori due che potessimo vedere. Sì, sì, ci sta. Assolutamente ci sta. Molto bene. Vabbè. Tireremo questa. C'è comunque imbarazzante questa cosa. Fa niente. Fa niente. Si dice carriato dal culo, cioè, gioca un mazzo volgarmente orribile. Carriato dal culo, perché io su 4 carte sono riuscito a missare cazzo il Gedi Knight. Vabbè, insomma, succede. I bring death. Quite literally. Succede, succede. Beh, succede più che agli altri, ma diciamo che succede. Briberi, briberi se trova fucsia adesso è un problema. Questa va bene. Don't you pester me. Cosa ti sei forzato a scartare? Capisco. Direi che facciamo così. Sfruttiamo, penso, il weather, perché non vogliamo andare assolutamente tall in nessun modo contro di lui. Quindi in realtà potremmo anche scegliere di restare questa per non andare tall. Ma d'altra parte potremmo giocare Decotto. Decotto gioca per 7. Questa gioca per più punti in realtà. Quindi probabilmente conviene fare questa. Vediamo il doppio healing qua. Ha un leader veramente brutto, perché può prendere sta 4 che cura, ma fa veramente schifo. Sì. Utilone. Ah beh, certo. Perché tu dici la sinergizzo con questa, perché la prendo di leader e si vola. Bravissimo. Ma non worka, caro amico. Perché l'hai messa al contrario. Comunque non importa. A parte che l'hai messo al contrario, ma non worka, perché la prima volta che curo un'unità alleata e non funziona così. Quindi direi che mettiamo questa. Abbiamo qualcosa di utile da restare? Ma niente di troppo utile in realtà. Quindi direi che facciamo questa. La diamo qua sopra. Diamo anche questa. Curiamo ancora e vinciamo lo stesso, nonostante il culo vergognoso di questo signore. Ce l'abbiamo fatta. Scioccante quanto culo può avere la gente in una partita sola, eh? Comunque, proprio una roba veramente imbarazzante.